Dottoressa, c'è qualcuno? Che si Orunto. Oru. No, non vedo ancora. Uè, signor Ming, tutto bene? Ecco, ti sta iniziando a si vuole una buonasera. mancia. Ma che Chi è? cazzo Chiappa chi si fa? dice Ming. No. Messi la voce, no, per favore. Oh. Ma che fai, oh? Abbassato, Era abbassato. amichevole, È era amichevole, Dio amichevole. santo, è da due cartoni. E tu Uè, Bertoni? Cedric. Ronzo, c'è un attimo la mania, c'è un attimo la venetta che gli si attappa ogni tanto. Ah, È era normale, dice amichevole, più non dura. aveva. Ma dammi la messi i pantaloni se non li usa. Certo. No, li uso, non si preoccupa. Ho fatto tanta strada. E Io non questo c'è. lo vedi o Ah. no? Sì, lo vedo, lo vedo. No, per non andare bene. Oi, Ma senti. ehi, Oh, spari fuori questa? delle mura, Ah. raffiche, raffiche, Ming, proprio raffiche. Contro di lui. ma vendi anche armi? Signor Mir, Beh, non va certo, però, mamma signor mia. Mir, questo è un No, po' dico proprio per a. Ah, intanto provo la sua ok. richiesta, le farò sapere al più Qualcosa a presto. buon prezzo per me, che io non ho Lei. niente. A buon prezzo il birra. Ricordi? Eh? Mille. No, Il sì, pizzo. ero venuto Vi giusto a arrivano vedere il negozio 6.000 e 1.000. Mandami in traghetta. Qualche Devo portare fucile? un Dimmi. duro per le nozze, Il più più basso quanto questo. costa? Dimmi. 2.500 mi 400. È pare. arrivato un Qua è ragazzo nuovo CR? stasera, Ma c'ho solo lui. non ci sta sul Sì. sbaglio per questo. No, Tu che mi consigli? no. Quando arrivano niente Dipende quanto prezzo, Ok, poi allora altre sì, cose, mo ci un presentiamo anche noi che non pochino, ci siamo ancora È qua. Faccio il banco. Sì. Non lo Come vedo. traghetta Ho spesato, automatica abbiamo solo qua, bison andiamo però, giù. Se ti Ma pigli ordine va bene, retorico. sì. No, non l'ho Ho capito, conosciuto, vabbè, mo ci penso no, un problema. Grazie, Buonasera, Mingyu, ciao. Sonny. Vabbè, casomai ripasso Buonasera. più là. Va bene? Signor Tanto, Mancera. Un ciao. bacione, Figurati, Ming. figurati. Auguri ancora, sia Grazie. per No, l'attività che anche per io è la i prima matrimoni. volta che la vedo. Grazie. Prego. Ma l'hai vista la dottoressa? Sonny. Oh, ora, tu prima devi sentirmi la dottoressa, ma che stavate a fa? Vieni, vieni con me. Dai. Ho Va preso la bene, carne. io vado a cercare gli Ah, altri, ma la spesso si dottoressa sente dove per sta? andare a ubriacarsi come al solito con le Chi vecchie porto? sputtane. Vieni, vieni. Ti ho dato anche 10 monete di mancia in banca. A me? Sì. Quando? È quando ho pagato la carne, alla dottoressa. Ah, è la dottoressa che ha detto. Che sei un paraculo. Perché? Perché chiedi la mancia. Ti ho detto, dottoressa, ancora non mi paga la dottoressa. Non mi ha dato ancora mezzo Vieni stipendio. qua, Tremo, vieni qua. Dove sta? Vieni, vieni, vieni qui, vieni. Trumod Bear. Che se non mi sbaglio è la fontana. La fontana? Mi pare di sì. Vedo c'è quell'orgia di gente, deve Sì, essere lì. la vedo, la vedo. Sono veloci, Eh sì. Una regola, ma è un avvertimento, non eccomi. un consiglio. Allora, le zone militari sono off limit perché Dottori, sappiamo che all'interno c'è un grosso quantitativo andiamo un di attimo alla taverna. pezzi e diciamo che il gas lì è prominente. Sì, no, Posso gli occhietti? me l'avevano già Tutto a posto gli spiegato. occhietti, ma si No, meno è. male. Si sono buggati tutti gli occhietti, non so se. Non sentivo niente, non sentivo Vabbè, più niente, nulla. Ma si è ci sta. clippato l'audio, Per il si era resto come stai? clippato. Tutto a posto, Dio santo. Si era buggato tutto l'audio, ho detto, Madonna, mo che sono entrato.
vabbè, mi ha detto, come ti ho, abbiamo parlato su indicativo, ti sei comportato molto bene, sono contento di averti. No, lontano. Sono contento di averci visto, giusto, dai. Sì, sì, sì. No, ma guarda che questo io ragione, guarda che Sony, io non, è, non hai capito. Chi è? Doc. No, è Sonny. Ehi là. Chi è Sonny? Doc, è K. Uè, no, Mico. Piacere. Chi è? Chi è, ciao. No, ti vedo tutto bendato. Lui è il famoso apprendista. Apprendista, poi. Il suo collega. Il suo collega. Vabbè, il collega apprendista. Piacere, Danilo. La dottoressa. Piacere, piacere, Sonny. La dottoressa è una grande locandiera da prendere, signor Danilo. Danilo, buonasera. E anche Evelyn, buonasera. Buonasera, benvenuta. Signor Garcia. Ma chi è che tutto spara come se non ci fosse un domani? Fuori, fuori. Evelyn, buonasera. Buonasera. Avvocato. Un attimo. Secondo? Sì, sì. Vai. Tutto a posto? Ma vieni come un attimo, per favore. Sì, sì. Devo venire in privato, non ho capito. Sì. Ok. Dottore, però mi raccomando, ritornate. Ok, a posto. Questo è l'ingegnere. Ah, ok. Oh, te che stai a fa? Niente, devo seguire il signor Sonny perché sto prendendo casa pure io, che sono sempre abitato fuori. Ah, ma vieni un attimo, aspettati una cosa. Ma dimmi una cosa, ma che state facendo fuori? Perché abitare fuori? No, non dobbiamo. Stavo giù con Denzel, che c'è una sorta di taverna, se così si può chiamare, però non è che abitavamo fuori. Ci appoggiavamo là e ripartivamo. Ma se trovi una maschera pure a me da cacciatore, me la pigli pure a me. Questo è un automatico, raga. Questo è l'ingegnere. Oh, poi te la pago, ovviamente. È da un'ora. Aspetta. Ovviamente te la pago, Se la trovi. Sì, certo. Ok, un bacione, a dopo. Un bacione. Dottore, andiamo un attimo in taverna. Sì. Ming. Dottore, Ming, dobbiamo fare? Dobbiamo andare a vedere che cos'è. No, andiamo. Lascia fare chi è di così. Ela. No, penso che l'architetto che sta tornando che ce l'ha con dei lupi. Eravamo fuori. Tanto questo è il suo SVD, per forza. Okay. E siete aperti, Ming? No, è appena chiuso, sincero. Ya, yeah, minchia. Cazzo, minchia. Dai, per la dottoressa, dai. Due secondi. No, vabbè. Solo per la dottoressa. No, mi serviva. No, mi sa che ce l'ho, però. Facciamo domani con calma, non stare a riprendere, davvero, tanto non ho per la fa. Lo tu arrivi. Bene, da un po' non vedere. Sto bene, sto bene. Dai, come sta? Ah, tutto bene, grazie. Ah, posto. Dai. Ti lascio fare allora. Dai, dottore. No, ma senti, fare questo in più, non vuole lei. Gratis? No, ti ringrazio. Regalo, personalmente. No. Regalo? Se vuole prendo io. È la signora, insomma. Ah, per dottoressa? No, scusate, è un modello femminile. No, tienilo, Ming, che può tornarti utile. Ti può tornare utile, tienilo. Dallo magari a qualcuno della Guardia Cittadina, essendo qualcosa della Guardia Cittadina, sostanzialmente. Magari, ok, che quanto ne faccio parte io, però insomma, gli altri sono più attivi di me. Va bene. Bocca al lupo, Ming. Anche a voi. Ciao. Ciao, Ming. Ming, se riesci, passa per gli occhietti viola. Ho detto, Ming, se riesci, passa per gli occhietti viola. Ok. Ottimo, com'è andata? Ti aspetta gli occhietti viola. Mi dispiace che non c'ero, ma. Vabbè, ho fatto io le vice da 8 mesi. L'ho fatto pure carico me. Non so se ti hanno detto cosa mi è successo. Perché? Per aver organizzato qua, lui aveva già pagato. Anche se non c'era, lei aveva contribuito nell'organizzazione. Vabbè, no. Io non c'ero, non voglio erogarmi i diritti di soldi che non mi appartengono. Quindi tienili, preferisco che li tieni tu davvero. Un altro giorno ci facciamo una bevuta insieme. Vabbè, prendo io, ragazzi, non vi preoccupate, è due litigani terzo. Ma che scroccone, non fare lo scroccone. Ma non è scroccone, è questione di. La taverna è sua, quindi prenda come affitto. Vabbè. Va bene. Vabbè, l'ho preso io, dottore, glielo do adesso dentro. Grazie ancora, Ming. Ti aspetto gli occhietti viola. Grazie a voi. Ah, vabbè, sì, passa gli occhietti viola, che ti ringrazio.
Oh, dottore. Mi dicevi che Sì, siete divertiti il matrimonio. Dottore, non avevo capito. Io all'inizio non lo sapevo che quelle tre casse erano per l'evento. La gente mi veniva a comprare la roba e io gli vendevo la roba dell'evento. E gli ho mandato i soldi a lei. Perciò gli mandavo i soldi. Io sono detto che ti hanno pagato anche molto parecchio, perché comunque mi hanno detto che sei stato veramente bravo. Allora l'architetto sì, decide di darti 1000 LR, ha fatto benissimo. L'architetto mi ha dato 1000 e Ming mi ha dato 1000. Più le mance. No, solo Ming. Ming mi ha dato la mince. Ming mi ha dato la mancia. Mi sei arrivato lì. La mancia, la mancia. E Ronzo un favorito. Sì, ho detto. Ma hai fatto bene. Gli ho detto, Ro, io ti do porto. E perché gli ho preso io il cibo velocemente? Lui stava morendo. Gli ho dato, ho preso il cibo velocemente, tutto velocemente, subito, rapido. Mi sono messo col telefono, calcolavo quando gli dovevo far pagare. Come in stagione, come se eri in stagione al ristorante. Sì, sì, proprio. Sì, bravo, esatto. Bravo. Sono andato vicino e ho detto, Ming, cioè, Ro, ti do tutto il servizio cenere e veloce. Gli ho dato io da mangiare, l'ho imboccato mancetta. Io. No, gli ho dato, l'ho imboccato io, detto, come minimo. E sì, stavo morendo. Perché poi, dottore, non avevi capito, cioè, ho preso tutte le bistecche a metà, fatto. La bistecca a metà vita, no. Mezza, gliel'ho fatta pegare per intero. Oh, a uno gli ho venduto tutto il lardo, dottore, gli ho venduto tutto il lardo. Ho detto, mangia, e lui, buono, ha detto, lui ha detto, wow, bene, perché gli ho detto, comunque, vabbè. Comunque, non mi chiama dottore, chiamami Evelyn, io sono Evelyn. Vabbè, lo so, è più... lo so che tutti mi chiamano così, però... Evelyn. Così, andata con la vita. Sì, vabbè, ci abbiamo più confidenza, giustamente. Niente. Cazzo, cioè, lavori insieme a me, ci manca che non puoi avere confidenza. Sì. Allora faccio una toccatina. Adesso non esagera, perché sono comunque... sono pur sempre un'autorità, Ti ricordo che sono fatto parte della guardia. Vabbè, anzi, dottoressa, sono una delle competitrici. Come si dice... Viva il dovere e viva il piacere. Guarda perché scarica. No. Vabbè, dottoressa, un regalino della pistola. Da uno che non è pistolato. Ho detto un regalo anche a me. Però non te la posso dare. È d'ordinanza. Non te la posso dare, a meno che non... Non è proprio d'ordinanza. No, che te lo dico. Tra l'altro devo far registrare sia il mio fucile che la Glock da Ming quando si era aperto. Per questo glielo chiedevo. Comunque, dottore, io veramente. Io vado, se vado fuori con questi. Ci rischio brutto, lo so. Infatti. Perché. Adesso, ti sei fatti i primi soldini. Dottore, comunque, soldini. 2 giorni deve essere pagato, Sì, all'uno te l'hanno pagato, quello del matrimonio ti hanno dato 1000. Però i soldi a parte, però, no. Della giornata che ho fatto prima dell'evento, no. La giornata prima dell'evento? Il giorno che eri con me? No, il giorno dell'evento. Non sono stato pagato. Il giorno dell'evento te l'hanno pagato. No, mi hanno pagato solamente l'evento. Ma io sono stato già no, 3 ore la prima. La giornata dell'evento comprende la giornata lavorativa. Per te non si può male. No, io ho fatto a parte. Dottoressa, per 250 LR, dottoressa, si perde. Pensa che gli ho fatto guadagnare un sacco di soldi. Io ho venduto la roba. La vodka. La vodka del. E pensa che la cassa vuota me la sono portata io a casa, che non c'avevo manco il barile. Me la sono portata io. Sì. No, adesso dai, non stiamo a sindacare per 250 LR. Come si fa? Non fa umma con me, Ma qual è umma, dottoressa? Non gli voglio rubare nulla. Lei è la mia dea. Allora, gli vennero i piedi. Dai, non fare il lecchino, che sei tra puzza di merda fino a qua, No, qual è il lecchino, dottoressa? Allora, dai, sto scherzando. Allora, come si fa? Fammi vedere. Slash. With. Slash. Mi sembra che pay. No, per, pa- per pagare a me, sì. With è per ritirare, se non c'hai i soldi. No, dovrei averli. In sì. Allora, in mano. Aspetta. Ma poi ha detto Ronzo che mi aveva dato 10 dollari, 10 cose, ma non mi ha dato niente. Da mangi di 10. Tu sei David War, Danilo. Aspetta, member o account devo fare? A member. Member devi pure 7 e 2 giornate, quindi scrivere, sono 500. Poi devo scrivere, no, una
Gli ho fatto, è andato 1000, oh. Devo fare... Allora, pay member, Devil Warrior... No, pay 500... 250, member, Devil Warrior. Allora, aspetta. Dottoressa, fate altri 100, che vi do pure gli altri, che vi do a mano i soldi. Aspetta, aspetta, che non sono capace, sono un mongolo. Mi socio, non si può stare con la parola. Ah, scusi. No, non si preoccupi. Sono scema. Esatto. Sono scema, mi dissocio. Allora. Puoi vedere? No? Ah, ok, ho capito. Però fa, okay. Fate 350 perché ve li do a mano questi altri. Ok. Ce ne ho 100 in mano. 350. Non devo mettere il simbolo del dollaro, vero? No, 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 devo scrivere solo la somma. Ok. A posto. Ecco qua, do 3. Thank you. Perfetto, più niente mai. Ok, adesso è 350. Quindi siamo a 350. Dottore, a livello di carte come siamo messi? Devo depositare un sacco di roba. Ah, il magazzino si è messi bene. Invece devo fare quit. Sì? Prima tutti quanti volevano la carne, che sono dovuto entrare a forza. Proprio prima di conoscere il mio quanti soldi ho. E come? Non è partito. Allora, cosa? Non è partito il... il comando. Cancella il messaggio. Prego. Ok. Dopo andiamo di là e parliamo in privato. Chiaro, non facciamo troppe chiacchiere che... Cioè... vabbè, mi ha riempito un barile, cazzo. La prossima volta magari se uccido tutti e 5 gli orsi ti porto pure quella carne di orso. Si sta. Comunque Dani, lui è Carter. Piacere, Danilo. Sono uno dei più affidabili cacciatori che abbiamo in loco, sostanzialmente. Lo si Carter. Vede poco, ma quando lo si vede, sì. Mi do da fare modestamente, così mi lusinga, ma non posso negarlo. Ricordiamo però dove infili le pistole, che quella è un altro paio di maniche. Senti, allora, no, e invece il signor qui? È il signor qui? Allora, lui è Nathan. Ah, io sono l'amico di visto che non si era presentato, piacere, Danilo. Piacere. Comunque, lei come si chiama Nathan? Adesso, capisco tutto. Ma è colpa mia se sono sempre stato sfortunato. Che sfortuna. Non ce la posso fare con te, lo sai, Carter. Poi lei mi viene a dire, attento dove mette le pistole. Intanto il buon Carter Anderson che conobbi in un saloon con la sua tecnica di conquistare una donna con la pistola, mi ci sono anche sposato. Quindi, io... Il mio l'ho fatto! Io il mio l'ho fatto, esatto. Della serie! Io ho dato la mia pistola, ho fatto quel che dovevo. Dottore... E poi, guardi, c'è un pistolone, guardi qua. Adesso guarda, che pistolone. Porca troia. Come stai, dottore? Ragazzi, mi ha dato un attimo qua. Come stai, dottore? Tutto a posto? Lei come sta? Sopra. Devo parlare di ancora. Andiamo fuori. Non c'è male, sono un po' stanco, ma... Ragazzi, torno tra poco. Vai. Dottore, tutto a posto? Vabbè, è più bella. Ok. Niente, scusami, dottore, che... Giustamente lasciare la dottoressa da sola, lei lo sa. Tranquillo.
Come sta andando? Ti stai ambientando? Stai... Sì, tutto a posto, dottor. Ho visto che... Mi posso dare del tu? Certo. Sì, ok. Niente, Luke, tutto a posto. Mi sta ambientando? Sì, vabbè, questo è già il terzo giorno. Sì, ma ho visto che hanno buone opinioni di te, molte persone te ne elogiato. Buono. E niente, vabbè, sì, ci sta. Che volevo ti volevo dire? Niente. Che fai oggi? Pure vai a caccia? Poi l'avete trovata la macchina, no? Mi sembra. No, la sto cercando ancora da prendere qua Frank. È un tasto un po' dolente, mettiamola così. Perché comunque devo aspettare un po' che... No, tanto io scherzo, buona donna, glielo già facciamo. Io si trovi il materiale, io devo stare principalmente in città. Oh, dottoressa. Quindi, si preoccupa. Guarda che non ero io che stavo parlando, Ah. Comunque, mi fermate un secondo, io dovrei parlare... Con lui? Ho avuto la risposta. No, non è vero. Beh, può seguirmi un attimo lei, signor... Com'è che si chiama? Luke. È Luke, sì. Per lei è il dottore. Voglio seguirmi un secondo. Sì. Dottore. Esimio e egregio dottore. Per un secondo. Vai. Parlare di affari. Venga. Vai. Dottore, mi raccomando. Non si faccia scammare. E ti ha lasciato di nuovo qua da solo. Cioè, non mi si dimentica proprio di te, Se fossi in te, Nathan. Due cazzotti, si ricorderà. Non metterà mai il dito in questioni che non ti competono, soprattutto in questo mondo. Comunque. Ah, vabbè, dottore, si fa per ridere. Nathan. Come conosci Carter? Lo conosco da qualche anno. Ci avevamo lasciati in un modo un po' brusco. Ci siamo rincontrati proprio qua, neanche una settimana fa. Azza, pesce vedendo ti sei lasciato. Cosa facevi prima di tutto questo? La guardia forestale. Ricevuto. Dottoressa, andiamo un attimo sopra. Si metti questi. Ma no. Ma schioppo dal freddo, siamo in Russia. Oh. Ma per due secondi, giusto per farmi un po' gli occhi, dottore. Ma vatti a cagare. Ma come? La confidenza e poi chiamami Evelyn. Ho capito, ma mi regali degli short, non ho capito. Sono pubblico ufficiale. Ma adesso non è un pubblico, adesso non è in servizio, lei sta qui. Io sono sempre in servizio. E allora mi arresti, dottore, signora... No, mi dissocio. Io vi lascio soli, vi lascio fare le vostre cose. Mi arresti. No, guarda. Oh, mamma mia. Mi stai facendo ripensare a quello che ho detto, No. Paura. Mi metto nell'angolino. Niente. Triste, solo e anche bistrattato. No. Peggio di Nathan. Esatto. E in cambio volevo solo un po' di amore da parte della mia dottoressa. Che mi chiude pure la porta in faccia. Porca troia. Dottore, ho sentito alla radio che ci stava il cioè al giornale che ci stava il cannibale qua fuori, c'era una taglia. Non sai la sua storia? Lei ancora non c'era quando quello è un tasto dolente per me, quel figlio di puttana a me mi ha rapito. Veramente, dottore? Infatti io pensavo che... Ma quanto tempo fa? Ormai un po'. Mi racconti, dottoressa, andiamo dentro però. Qua fa un po' freddo. Ero a Krasnostava, stavo... Eccoci.
Stavo facendo delle commissioni per infilarmi dentro un cespuglio che vado a pisciare. Prego. Ah, ok. Siete la porta. Facevo dei lavori per la taverna, in quelle zone là. Da un certo punto ho ricordi frastagliati. Penso una botta in testa, mi sono ritrovata dentro. Ho dei ricordi a sprazzo, sinceramente, sì, del percorso che mi ha fatto fare. Mi ritrovo dentro una casa, mi ha tenuto un paio di giorni cercandomi di nutrirmi con carne umana e quant'altro legato a una vagliata, dopo avevo avuto la fortuna. La fortuna che Luke, K and Company sono riusciti a fare una sommossa e venirmi a recuperare. Purtroppo per noi, nella stessa missione, è caduto un compagno, per fortuna siamo riusciti a salvarlo. Ma non è un personaggio apposta, non stare a guardare la taglia. No, credimi, se te lo trovi fuori è meglio non averne c'è che fare. Se ti prende le spalle sei morto. Io ho avuto fortuna, sono sincero. Sincera. Quando io ero andato in spedizione con Frank un paio di giorni fa. Il giorno in cui ci siamo svegliato sentendo degli spari, lui, ho detto qualcuno ha sparato e lui ha detto che era lui. Sapevo che mi stava cercando, quindi cosa ho fatto? Ho dato delle informazioni sbagliate dicendo che ero a Krasnostav mentre io ero a nord. Di conseguenza ero sicuro del fatto che lui si sarebbe diretto a sud per cercarmi. E dando le informazioni sbagliate sono riuscito a sfuggire. Però così tanto, viene sempre quindi, stare attento. Ma come fa a sapere che lei stava? Cioè, lei l'ha detto sulla radio? Sì. Ok, quindi c'è la nostra frequenza. Il nostro canale radio, ha trovato il nostro canale radio. E da lì tutto il resto. Non è un personaggio a posto. Non mi preoccupo tanto per una persona come me. Ok, mi è successo. Stai tranquillo che la prossima volta mi faccio trovare impreparata. Ma mi preoccupo più per la gente che esce fuori, che non ha l'esperienza come può avere un Carter, come può avere un Luke, come può avere appunto magari più un Nathan. Chi è che mi ha nominato? Serve qualcosa? No, non ti preoccupare, ti stavo elogiando questa volta. Ah, grazie. Prego. E gente con un certo spessore, cognizione del luogo in cui si trova. Puoi essere anche Gesù Cristo sceso in croce, ma un colpo da dietro la nuca ci fai poco. Non è una questione di sopravvivenza. Esatto, è una questione di sopravvivenza. Sì. Prevedere cosa farà il nemico prima di te. Sì, non fagli capire mai la prossima mossa. Sei sempre un passo avanti. Esatto, deve essere sempre un passo. Ma ragazzi, di giocare di scaltrezza, non di prepotenza, di forza. Di furbizia, si dice furbizia. No. Comunque, ragazzi, io vi dico, parlo sempre a chi vuole magari intraprendere una vita anche al di fuori dalle mura. Ragazzi. Ma si sta così bene qua. Un consiglio. Con una dottoressa del genere. Sì. E con un dottore del genere. Che cosa vuoi più della vita? Libertà. È più libertà di questo. Non glielo dirò per no, mi perdoni, non glielo dirò per rispetto della signorina qui, perché altrimenti che una risposta gliela saprei dare, però niente, non si preoccupi. Comunque no, dica, lei ormai l'ha detto. Dica, non si tiri indietro. Guardi, uno ti stai mettendo paura? Come posso allora. Non è un vanto, perché avrei preferito non farlo, ma dopo essere scappato e aver ammazzato esattamente 2 orsi, non credo che sia una donna a potermi fare paura. Credimi, la dottoressa fa paura. In confronto alla mia ex moglie che mi veniva a lodare a suon di pistolettate, le assicuro che... La dottoressa direttamente di bazooka, la prossima volta. Immagino abbia un serpente... Vabbè, là fuori, c'è una libertà... Siete stati sfruttati? Luis? Sì. Stiamo prendendo il sole. Luis! Stiamo facendo... Alcolista no, lui è Archideo. Perché siete tutti accampati fuori come i barboni? Ci sta bene, non piove. Archideo, ormai è il massimo che posso fare. Quale? Avete tutti la mia scala così, vero? Io non ce l'ho proprio, Archideo me la regala. Campa dov'è? Campa dov'è, Sonny? Archideo, sto facendo l'elemosina, mi può regalare qualche arma? A piacere. Non hai l'arma. No, non c'ho niente, dottor Architetto. Pare gli architetti. Ciao, hai l'arma scarica tu? Sì, ce l'ho scarica entrambi. E niente, ma l'architetto non vuole esserci. Non dovrebbe essere nemmeno visibile.
In teoria, sì. In teoria, manco la maschera. No. Così disse... Carter, hai del mescalico tu? Bello. Vabbè, però. Ma solo perché fa freddo, è 2 no, su 3. No, no, mi fido da parola. Evelyn. Sì. No, oh, oddio, quella la maschera che vedi... è un distintivo. Oh, ciao, vero? Oh. Ehi là, vero? Buonasera. Buonasera. Comunque, lei, il signor Daniel, giusto? Com'è che si chiamava? Mi sono già dimenticato. Danilo. Dani, Debil, tanto che mi sembra quella. Quello che mi ha chiesto, la bellezza di stare al di fuori delle mura... non ci saranno i medici, non ci saranno dottoresse, non ci saranno un sacco di perché cose. Perché dottoresse? Per un... l'abbiamo capito, avrà modo di rimorchiarne in altro luogo. No, comunque. No, no, no. Sento sempre il di... Il discorso qual è? Distanzino? Se ti sente K. Per no. Lui, mi dica, signor Goss. Sono... Carter. No, fatto questo, visto che siamo tutti in libertà, io smonto dalla guardia cittadina, mi vado a cambiare. Alla libertà. Castel. Ma il signor K dove è finito? Non ne è al momento, non arriverà. Sonny. Ah, ma quindi avevo ragione quando gli ho detto che se la fa con K lei. No, è semplicemente uno dei più grandi miei amici. No, amico, Vabbè, amicizia con... No, no, non è benefici, no, amico di Dex. Allora, no. Partiamo dal presupposto che io e K non se ne eravamo neanche partiti col piede giusto, ok? A dire il vero. No, però, allora, la interrompo subito. Guardi che non si deve scusare che ha una carnagione che è di colore. La mia persona non vive all'interno delle mura. Ah. Capisco. E non è di carnagione scura. Peccato. Allora, non le dico per mia esperienza perché è stato detto da mia moglie che mi tradiva che hanno dei bei patatonzi. Cerchi di capire. Porca puzzana, Mirko. La persona potrebbe acquistare della carne. A voglia, tutta quella che vuole. Fai tu. Ma va benissimo, la dottoressa, come volete voi. Andiamo. Mi segua. Ah, ma c'è anche la no, quanti dovete vedi? Smettere di fraintendere dei miei K. K è la persona a cui sono più legata in termini di fiducia assoluta. Venga qui. K si prenderà con proiettile per me è uguale. Lo so, ma perché... Lascia fare... Mi sente adesso? Mi dica, cosa stai dicendo? No, secondo me... Sì, quanti pezzi di carne vuole? Capissimi quello che sto per dire. Variano i prezzi o è sempre lo stesso? È sempre 15. Quindi più a carne? Sì, a pezzo. No. Allora, mi faccio fare un attimo un calcolo. 15, 30, 60, me ne capito, dia 4 allora. Così le do 60 all'R, se è giusto il calcolo. Sì, 60. Questo mi piace. A chi le devo fare il pagamento? Alla dottoressa. Poi la, okay. Dice la mancia a me, visto? Si vuole la mancia, si vuole offrire, fare una mancia. Lei, ok. Grazie mille. Anche un graffietto mi hanno fatto. E là. Oh? Salve ragazzi. Lei è? Oddio, ignoro chi è lei. Oh. Buonasera, chi è lei? È il Gasio. Dottore, ma ci stanno dei scarponi fuori dal... puntare l'accetta. Dottoressa. Cosa l'accetta? Grazie. No, è che non ho più spazio nello zaino. Ah, okay. Anzi, un'informazione, ma... Dottoressa, mi sente? Dottoressa.
Mm-hmm. E ci sono degli scarponi fuori dal suo barile. Ah, lasci, devo metter via. Li prendo e li metto dentro? No, lasci. Per caso mi porto. Qui è la finanza, devi fare lo scontrino. Ce l'ho segnati io, non si preoccupi. Per lei, dottoressa. Signori, avete visto per caso l'architetto? Era qui un secondo fa. Era qua. Ma K dov'è? Non ne ho idea. Penso che stia discutendo questione interna con qualcuno. Aspetta un attimo. Eccomi. Su che conto hai fatto fare il pagamento? A lei. Sul suo. Ok, posto. Perché? Bravo. Dottoressa, no, madonna, dopo le basi. Le basi, dottoressa. Le basi. Fidarsi bene o non fidarsi meglio. Dai, su, non prendere tanto. Ma chiedevo un'informazione, chiedo scusa perché Liga. Non ho fatto presente. Ecco. Di carne c'è solo bollito o c'è anche essiccata? Quella presente nel magazzino? No, nel magazzino adesso è solamente bollita, mi sembra. Questa è così, è bollita. Solo essiccata? Bollita? Sì, mi sembra di sì. Perché se c'era essiccata la preferivo. Perché se è bollita va bene uguale. Sì, questa partita sì, è bollita. La prossima, sì, la prossima facciamo. La prossima. Va bene. Però la prossima gliela metterò da parte. Grazie. Grazie a lei per la mancia. Prego. Come me le potevo anche tra virgolette arrangiare, però visto che non ho tempo. Ho capito. Va benissimo, grazie mille. La prossima volta li metterò da parte i pezzi più essiccati, così si può mantenere per più giorni. Adesso vi serve una tenda. Che tenda è? Arrivederci, grazie mille, signor Mirkus. Signor Mirkus, una cosa. No. Ma. Ma c'è qualcosa nel negozio, polo a polo, tipo qualche maschera, perché non ce la faccio più stare con la mascherina chirurgica, qualcosa di da caccia, qualche maschera da caccia, queste cose qua, qualche passamontagna. Allora, attualmente no, però ha due opzioni. Io a disposizione ho un passamontagna verde, non so dire adesso le condizioni, posso vedere se è interessato, se no va bene. Vuole vedere già con quello? Sì, oppure che stai dicendo? Oppure le devo ordinare? Oppure si possono ordinare, se lei va nella mia sezione, potrebbe benissimo copiarsi il modulo di richiesta. Lo so, ma è un bordello perché io lo faccio da telefono, capito? Ma anch'io non si preoccupi, alla fine dei conti è semplicissimo. Ho fatto apposta per gestirsi il mondo, però adesso vediamo anche le condizioni del passamontagna. Pure se ha il passamontagna col teschio. Allora, lei è fortunato, il mio passamontagna è intatto, quindi significa che... È nuovo. È nuovissimo, quindi se vuole, alla somma... Buon prezzo. Assolutamente, adesso vediamo di accontentare entrambi. 50 lire penso che possono andare bene, se per lei è d'accordo. Invece dei... Di solito quanto lo fa pagare? Allora aspetti, no, questo qua è un altro. E poi il prezzo normale. Il calcolo, allora sì, il prezzo in vendita in negozio è 50. Quindi a questo punto le faccio 10 LR. 10 LR, va bene. Vabbè, io se le faccio le rendi 15 LR che mi ha inviato a lei a me. Dai, va bene, oppure 10, come vuole lei, pure 10 se vuole. Come preferisce, è differente, come lei vuole, io allora non dico. Va benissimo. Facciamo 15, così un, come si dice, un favore per un favore. Lei mi sta facendo un grandissimo piacere, che mi sta accontentando, e io... Perfetto. Poi la prossima volta allora, vengo grazie. Io al vengo io lì al negozio. Sì.
E comunque se trova passamontagna con il tischio, se me lo mette da parte, oppure quello da caccia, allora, quello lì dico... a foglia, tipo, che ho visto che ce l'aveva Cedric. Le dico subito, la versione teschio non è possibile averla perché ce l'ha solo in utilizzo a polizia. È quella la mia preferita, ma lo so. Io purtroppo quello che posso fornirle è la versione solo a occhi, come adesso ho in faccia, la nera, la beige, la verde e la bianca. Se no, ma senza disegni, senza niente. Buchi, no, tre buchi non mi piace. Allora di quelli come lei sono questi. E quegli altri che hanno trovato quello da caccia l'hanno presi. L'hanno presi. Secondo in me giro. Quelli che ne hanno trovati, li avranno trovati in giro in qualche campo dei cacciatori ormai in disuso, cose così. Quindi ho magari capito. Potrebbe far presente a qualcuno che va in giro a cercare. Lo trovano magari. E non si può fare, manco non strappa una regola per avere quella. Ma purtroppo col fatto che io ho le mani legate sulle richieste. Vabbè, devo chiedere all'architetto se me ne regala un paio a lui. Chiedo all'architetto. Glieli regala l'architetto, se no chiedo all'architetto se possiamo ampliare un attimo la sezione dei vestiari e vedere se può aggiungere qualcosa. Sì. È perché con quella maschera sicuramente avrò più, come dice, più sicurezza di me stesso. Perché mi dà un'area un po' più tosta. Certo, e niente. No, per quello sì. E invece qualche occhiale? Qualche occhiale tipo sportivo? A qualcosa? Quelli sono belli. No, di oggettistica così no. Però io ho fatto richiesta, infatti penso che per quello dovrà ampliare anche quell'aspetto lì. Perché attualmente penso che gli unici occhiali che posso richiedere sono quelli Ray-Ban. Quello che è già addosso lei? Esatto, poi magari goccia d'acqua. Però se le può interessare, il signor Garcia doveva acquistare un paio di occhiali come i miei in passamontagna nero e lui aveva degli occhiali sportivi, magari col fatto che se ne vuole ritirare glieli può dare. Signor Garcia, esatto. Ok. Allora mo che lo acchiappo, glielo chiedo se mi vuole vendere i suoi occhiali sportivi. Certo, grazie mille signor Mirko, è sempre gentilissimo. Grazie ancora anche per la mancia, grazie per tutto e anche per il passo montagna. Non si figuri, non si preoccupi. Venga così. Che è successo? Ciao Dani. Ciao. No, niente, no, c'è con lui. Questa roba. Rimasta vodka? Sarà gasio? Vuoi da vodka? C'è da vodka prima. Dottore. Attenzione con l'audio sotto. Ma qualcuno che fa eco? Che c'è detto? Non sono io. Ah, vabbè. Niente, dottoressa, ho appena fatto un affare. Grazie al signore. Pomodoro. No, è una sveglia, che affare. M&M Vestiari vende abbigliamento e gadget al santuario. Vendiamo abbigliamento, gadget, brand, zainetti, cappellini. L'esperienza da M&M Vestiari, unita alle nostre competenze, ci permette, con prezzi unici, di soddisfare ogni vostro desiderio. Tutto quello di cui ha bisogno lo troverai da noi. Che aspetti, vieni a trovarci. Siamo in via dei negozi 3. Saluti da M&M Vestiari. Sono tornato a comprare carne? No. Ah. Ho ammazzato un maiale per strada. Un porcetto? Un porcetto. Oh, ma ti vedo ben armato, Minchia, è passato un giorno e sei già tutto così bardato. Io sono tre giorni e non ho manco un'arma. Se non vieni sei un minchio. Ho preso solo il fucile. Vede la Scorpio. La Scorpio non l'ho trovato. Che culo. In tutti i sensi. Ho trovato pure questa tenda. Noi siamo tornati qualche ora fa. Ma la regali?
da sopra Tisi, è stato un viaggio. Te la regalo, io sono senza nulla a casa. Sì. Mi serve. Mi piace. E metti la tenda. Non posso più riuscire così. Non ho più. Sentivo pure un po' grande. Ma voi se quella è da auto? No, è quella media. Facciamo pubblicità al negozio tramite la radio. Sembra troppo Ho capito. Quindi se qualcuno bella, può interessare. Signori, io vi saluto e mi torno a riposare. Buonanotte, mi buonanotte. Vi auguro un buon proseguimento. Anche a lei. Grazie. Lei. Ci riguardi. Grazie. Comunque, prego. Calcola, dottoressa, che sono andato fino al confine ad ovest. Archide, una cosa. Architetto. Posso chiedervi una cosa? Cosa? Mi segua. Aspetta. Archide. Ma non è possibile che faccia in modo che possa avere anch'io una maschera come la sua, essendo che mi renderebbe più sicuro di me stesso. Bisogna. No, anche perché in città, come hai detto, le comunicazioni è vietato maschere o cose del proprio nel viso. Vabbè, però tutti quanti la stanno usando. Che? Tutti. Anche lei. Ma vabbè, io come la guardia cittadina già ma non solo gli altri che ma pure i cacciatori tutti hanno la maschera perché per il freddo, chi per guarda, per sicurezza, scarica, per stare sicuri di sé. Ma allora io devo provvedimenti. Io l'ho appena no, quella che abbiamo noi come guardia cittadina non è in vendita. Ma se entrassi anche nella guardia cittadina solo per avere la maschera? No, perché ci danno i capi. Dai, l'architetto, mi faccia questo piacere, caspita. No, è un piacere impossibile. Ma come è impossibile? La sto pregando. Non mi regala la macchina, la maglia. Cioè, la come si chiama? L'arma. Io prendo una volta. Però almeno la maschera. Scusa? No. Ma la maschera è impossibile. Ma dai. No, niente. Mi puoi pregare quanto vuoi. Ma la mia maschera preferita, cioè l'unica che veramente mi piace così tanto. È in un calzone. Perché avete non la guardare così non ti piace. Non la guardare così non ti piace. Non la guardare, ce l'avete tutti, ce l'hanno tutti quanti. Non la guardare. No, niente, niente. Ci abbiamo quelli dei piani alti. No, quella volta, entra, poi si chiama discriminazione. Poi perché si che ti scrivi no, è come tutti uguali, poi discriminare. Certo, no. Possiamo, ma che possiamo? Viene questo si chiama abuso. Questo è troppo buono. Io sento. Faccio il possibile. Dai. Cibo acqua, cioè cibo e bevute o bevute? Bevute, cibo. Voglia, voglia. Alex, si può entrare nella birreria oppure facciamo un po'? No, per lì, in 2 minuti ti posso ordinare quello che voglio io, un secondo, me lo dai così. Dimmi pure. Pago, Ma chi è allora, che sta parlando? La dame, che scatolette c'hai? Tony? No. Chi è? Non la riconosco. Chi è? Dove? Non c'è Tony. Archete, tutto fatto! Alan. Beh, fatto lì. Anche te, sì. Poi gli metti il lucchetto. Dimmi cosa. Ma gli hai messo il lucchetto? No, quello un po' te glielo metti tu, il cagliere tuo. Che gli serve? Come? Il lavoro deve essere completo, che fai? Il lavoro a metà. E non tu me mica me l'hai detto di mettere il lucchetto. Pensavo che poi. Ma tanto ci. Ma era scontato che ci voleva il lucchetto. Ma tanto ci devo tornare perché ho trovato un'auto, l'ho lasciata là. Quindi ti preoccupare. Quante la base? Due. Una vodka per quell'altro. La prende lei? L'ha presa. La prendo io. Sì, l'ho già presa. Okay. Ma quanto eravamo rimasti? 8. Mi ha detto che. Controlla un attimo 1000. La carta 3. E 16. Bollita. Più. Vabbè, dai. Ma 2006 fa, manco a fare. Alan, ho bisogno di sapere cosa vuoi. Allora, voglio. Che scatolette c'hai? Stavamo parlando. Se è andata. Allora, dammi
che so, 4 scatolette di pomodoro. Mi ha chiesto. E 4 lattine. 4 lattine di birra. Interessa a me. Interessa a me se c'è una vodka da accettare, dirò poco. Hai capito? Tanto ci devo tornare, devo andare a prendere. Già prese le birre? Già prese le birre? No, le sto prendendo, le sto okay. prendendo. Ti ho detto a cercare la persona dietro di lei. Ma oggi mi hanno detto che a nord non trovavano macchine. Io ne ho trovate due e l'ho trovata in Reggio. No, dillo a Franco. Dillo a Franco che ne sto cercando una. Lo so, però il fatto qua? Che io ero arrivo una se la deve. Veronica, allora. Con la casa vuota. No? Non vedo niente. Guarda, aspetta. Non ci vedo. Metti una cassa di dotazione, niente. No, ma se vuoi un barile te lo posso vendere a 1000 se vuoi. Ma vedi che devi chiudere gli occhi. Comunque, chi è Frank? Te la posso vendere. La vendi a chi la vendo? Non lo so, vedi se qualcuno mi serve. Ok. Allora, no, per il momento lo posso piazzare a casa. No, vabbè, intanto la vado a recuperare. No, in casa no. Piazzala qua, piazzala qua. Piazzala qua. Mettila qua in mezzo. Il barile o la cassa da mare? Ma sono Grinch, state tende, non piazzate tende. Ok, Alan. Alan, un'olga. Alec, okay, la roba c'è che mi sparisce. La roba? Ma dove ti devo? Che ti compri un barile della città e hai il barile. Te l'hai messa la volta? Devi provarti il barile. La volta non me l'hai chiesta. Mi hai chiesto 4 birre. Mettigliela una, va. Perché te lo lascio vuoto. Se io metti lascio questa tenda a casa così poi la ritrovo. Aspetta, faccio un attimo il conto. Penso che non dovrebbe. Tira su, va via. Cioè, è finito? A parte. Va via, tenda. Cioè, penso un'ora di tempo ce l'ho, no? Cioè, ma sì, a voce. Il ladro da fuori viene. Una volta sì, però un paio di volte no. Tutto il risorso. Cioè, sono pieno proprio. Mi devi dare 205. 205, vabbè, preso una volta con me. Un secondo, datemi il tempo. Sì. Comunque, Marco, se vuoi il barile, allora. Ce lo dici, ci mandi 1000, ci paghi 1000 e te lo andiamo a prendere. Subito, va bene. Acquistato. Chi le mando i soldi? All'architetto. Annica. Oh, grazie, aspetta che ti pago. Fai con calma. Nigel direttamente? Sì. Allora, davvero. Allora, con 200. Facciamo. Ma così. Quando costa una volta? L'ho finita. Ah, vabbè. 6, 7, 8. Dottore, io ho una con me. Però è mia. Vabbè. Però. Vabbè, no. Tieni, sei tu. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allora ha detto 205 o 250? 205, questo offre Veronica. No, grazie. Chi voleva la vodka? Offre Veronica. Se no me non offre. Grazie. Un attimo. Offre Veronica. Ah, questo è mio? Sì, questo è suo, Sì. Offre Veronica. Anche se lei non se le meriterebbe. Perché? Mio marito mi racconta tutto. Ma tu lo sai quando gli ho lasciato oggi a tuo marito? Diglielo. Mi è venuto per dottore, caso come a... mai Alan. Ma che è successo, avvocato? Tutto pagare un casino di cose. Oggi l'ho trattato malissimo comunque. Ora Io lo vedo.
vedo, ce l'ho io, ce l'ho io, ce l'ho io. Ah, ok. Aspetta. ma io offro, però volevo bere anche sinceramente. Te la lasciate, non le viste? No. Aspetta, te le rilascio altre. Ce l'hanno fatta. Che l'hanno voleva lasciare a te? Aspetta, che la prego. No, vabbè, basta questo, basta questo. Aspetta, scusa, tutti, cioè, tutti, tieni. Cazzo, hanno capito. Oh, t'ho pagato. Bella. Ho pagato, dov'è Ale? Dove è andato Ale? Ma chi detto, c'è la roba a terra che ti ho offerto io, anche te, Marco. Cioè, Ale, vedi che t'ho pagato. Grazie mille. Ma... Chi? Che fa, la vai a prendere a Pozza Auto? No. Sì, poi ok, i soldi li ho mandati. Oh, tu prendi di quella, ti raccogli, devi portare quattro ruote e tutta la meccanica. Io mi vado a prendere l'altro, va bene? Il barile dove lo devo andare a prendere, ma? Perché vieni qua, vieni. Allora, prendi. Vieni. Dottore, come siamo messi? A carne un po'... Bene. Te, così, te non te lo ricordi. Ci dobbiamo mandare i cacciatori, poi. Beh, una cinquantina di pezzi li possiamo prendere. Vabbè, io mi prendo l'altra e tu ti prendi quella, vabbè. Io mi prendo quella grigia, tu quella grana. Soldi. Quella rossa. Ok, per adesso che possiamo chiudere. No, è rossa, è rossa, non è marrone. È granata, tipo. Prego, prego. Cibo adesso. Vuole cibo? Osteria. Cosa ti serve, Ale? Danno, per favore, quattro carte di sardine. Cosa vuole? 4 Guarda che bella vista. Carte di sandine. Quelle. Quelle. Vedo cosa c'ho, aspetta. Dov'è Veronica? No, qua. Dov'è qui? Secondo. Però. Fuori. Però praticamente lo sai che è successo. Ma te lo racconto, vieni. Allora, ci sono andato. No, che dovevo comprare i colpi per la. Anzi, aspetta, a proposito, scaricare che ce l'ho scaricato, però la... Allora, non ho tutte sardine, ma sono queste quattro qua. Allora, una, due, tre, quattro. Ti dico quanto mi devi dare. Sono 40. E quindi, vabbè, dottore, ecco, allora andiamo qua, a 50. Sono andato da lui. No, vabbè, 40. Che praticamente dovevo comprare colpi. Me l'ha buttata già a terra, dottore. Oh. L'ha già presa. Gli ho cercato okay. Il caricatore della pistola e non ce l'aveva. Gli ho cercato i mirini per la pistola e per sto fucile. Non ce l'aveva. Ho detto là, non serve un cazzo. Quanto è? 40. Ma è niente. Cioè, ti rendi conto che oggi gli ho detto ti devi pagare la dottoressa Alan e dovresti stendermi il tappeto rosso, ti voglio lasciare i miei soldi. E tu Alan, non vuoi, abbassa un po' le corde. Abbassa un po' le corde. E lui si è arrabbiato, se l'è presa male, mi ha detto ma che cazzo perfetto. Vuoi? Tu non sai quanto ho speso io. Ho detto vabbè, non ti preoccupare, me li ordini e me la. Alan, abbassa un po' le corde. Ti si sente fino alla taverna dal giardino. Sì. Scusa. No. Grazie. Signor Lewis, c'è stato un errore. C'è stato un errore. Tutto a posto? Ti hanno dati quelle dati. Dove sono Veronica e Ian? Fuori, lì sull'altro lato del giardino. Signor Luke, come mai lì tutto solo con la sua vodka? Sia con noi. Ah, ok. Allora si lassi. Per te lo apro, non c'è signor problema. Luca, ma cosa voleva quel signore prima? Costant, come si chiamava? Guarmerino? Come si chiama? Carter, il nome è molto particolare. Che voleva? Che cosa gli ha proposto? No, non mi ha proposto niente di che, mi stava chiedendo se ci fossimo incontrati precedentemente rispetto alla città. Ah. Wow. Che figurino sono. Minchia, grazie. Aspetta, fammi almeno svegliare. Porca troia, non mi sono ancora svegliato, mi hai già chiesto una cosa. Adesso, sì, perché non avevo dei problemi alle orecchie. Oh, ma anche lei. Te lo ricordi che c'era
Cioè, ieri un ragazzo mi ha detto che si era girato tutta la parte nord della mappa e non trovava auto. Ma dove Frank, minchia vai tu? Oh, io oggi ne ho trovate due per sbaglio. Due. Perché ci sono fortunato. Come sei bello, Sonny? Oh, grazie, Doc. Oh, guarda cosa. Un attimo, signori, signori con la ghillie e signore col cappello da cowboy, per cortesia, in città non dovete essere col volto coperto. Che minchia fai? Però nuovi stili. Ah, Danilo, ciao. Sei brutto vestito così. Sono bellissimo. C'è una cosa molto più importante di cui parlare un attimo, Kappa. Molto. Sì, dovevo parlare anche con Sally da un'ora che lo sto facendo aspettare, Porello. Dovrei venire, dovresti venire anche tu con me. Ok. Comunque, dimmi tutto. Ah, se si ci può, se ho sentito che la città può vendere barili, se gli possiamo vendere il barile ai ragazzi. Chiedi un architetto o Negan, perché io da quel che so Negan ad alcuni l'ha anche regalato, Sì. Quindi chiedi a Negan, che almeno lì c'hai la certezza, ti dice lui se sì, va però venduto, così l'architetto li sta facendo pagare, quello li regala. L'architetto dobbiamo mettere d'accordo loro. Ragazzi, è inutile che noi mettiamo il becco. Ragazzi, per me io non ci provo, fa problema. Io sinceramente, se devo scegliere tra fare la persona onesta e pagarmi il barile, vado da chi me lo vende. No, non hai capito, Carter, ti spiego. Sì. Come ti ho detto, allora, gli incaricati, tra virgolette, di questa questione sono in teoria architetti, cioè quelli che mettono l'ultima parola sono loro due. C'è un tiro scemo. Dottore. Ecco, l'ho già sentito, eccolo qua. Mm-hmm. Architetto. Ma quando è che andiamo a fare un po' di pratica per le armi? Stiamo pensando. Okay. Al momento lo vendendo. Potrebbe fare anche stasera. Perché io so che Negan ha regalato dei barili a dei nuovi arrivati. Ok, stiamo pensando, perché adesso ci abbiamo un po' di... Non lo so, quello... Andiamo di qua. Sì. Non lo disturbiamo. Ci abbiamo un programma sabato, però è un'altra cosa. Io giovedì non ci sono. Domani? Allora io non ci sono. Domani? Domani non ci sono. Domani non ci sono. Ci dovrà essere giovedì. Giovedì, così prendo anche l'altro ragazzo, che c'è un altro ragazzo anche. Potrebbe. Dove? Quindi possiamo fare un'esercitazione giovedì. Giovedì, okay. Però non so se... Allora, giovedì ti faccio fare il corto raggio. Okay. Infatti metto anche una presenza per giovedì, ho bisogno di farla. Sono un po' brutto di pancia, vero? Dottore, aspetta, vieni con me. Dottore, una cosa. Sì? Ma ci sta qualche sconto per polizia che fa l'armeria? No. No? No, non ci sono sconti, no. Ok, aspetta, facciamo una bella cosa. Se ne abbiamo due. Così mi faceva il regalo lei e poi la ripagavo. Noi facciamo presto a riprendermi. Dopo no. Vedi, dottore, sono mezzo brutto. Signor. Buonasera. Garcia, mi hanno detto che lei si vuole vendere gli occhiali, giusto? Che ma ogni giorno rimandi, però il cambio deve essere vuoto. Scusami, Carlo. Vuole i miei occhiali. Sì. Me faccio fatica a salire tutto. Io domani sera ho bisogno del camion libero dopo la consegna dell'armeria. Me li vuole? Che cazzo di cose devi fare? Cosa? Ancora? Hanno finito tutto, ragazzi. Non per niente. Ma come cavolo sei vestito? Ma è abbigliamento da stare in città. Anzi, te li regalo. No, dispongo grazie, di abbigliamento grazie. Normale, purtroppo. Perché sei un cespuglio? Ok, poi ti spiego. Ero andato a fare due caprioli qui dietro. Il passavo taglia rivesto. Vaffanculo. Che bell'alberello che abbiamo. Vero, là. Allora. Visto? E qualche lucina si è fatta qua, vediamo un po'. Che sei molto coperto, però così. E là? Ma no, così Sony è bellissimo, ragazzi. 30 pezzi tra maiale e caprioli, 20 LR. Ah, barili con carta che facciamo e poi dobbiamo parlare con carta. Ma 5 LR. Che sei di? Ma i pezzi di carne qualsiasi è 5 LR. Per la questione delle forniture di carne. Come? Ragazzi, 5 LR. Buonanotte a tutti, io vado a letto. A pezzo. Ciao Luca. A pezzo. È 5 LR. Grazie a te, capo. Buonanotte. Doc, se vuole può venire un secondo con me. Quindi dobbiamo andare a prendere due barili. Dammi un secondo. Sì. Forse gli ridiamo direttamente da qua del camion se sono buoni. Andiamo. Dottoressa, ma pure Sonny fa parte della guardia cittadina. Sonny è la guardia cittadina. Ah.
Cioè in poco parole questa maschera c'ha tutto il server tranne no. No, quella maschera ce l'hanno solo 1, 2, 3, 4, 5 persone. Quella maschera ce l'ha solo chi è un temerario e chi ha permesso che noi siamo qua dentro. E anche la doc fa parte proprio di quelli. Non proprio così, ma sì, diciamolo così. Vabbè, dottore, la sua me la regala a me. Tanto lei non la mette mai. Perché se no si rovina il suo bel questo viso. Questo lo dice lei, questo lo dice lei. Perché si rovina il viso. Non mi ha mai visto sparare un uomo, sì, mi creda. No. Tempo. Mi sono fatto la barba. Ho visto. Lo volevi far crescere, ma senza barba. Ma non mi piace io. Lo so. K? Bene, per giovedì sera ho messo su eventi un'esercitazione. Chi vuole essere, ho dato tutte le direttive lì. Avete partecipato, o è in prigione. Cosa, dottoressa, non ho e doc, Evelyn? Giovedì sera c'è un'esercitazione militare che o è come la prigione la volta scorsa, se ti ricordi, o la facciamo da lungo raggio, che abbiamo dei bisogni di readestrare dei ragazzi, quindi più siamo meglio è. Quindi è così. Bisogna attimare qua. Ragazzi, bene, io cosa avevi bisogno? Vado a dormire, vai, ragazzi. Buonanotte, no. Veronica. Venga con me. Dimmi, ok, arrivo, scusatemi. Ehi. Non va cucco, ti raccomando, faccio da bere a tutti. Ciao, oh, ciao. Io Garcia, tutto bene? Lei sì, io sì. Lei? Tutto bene. Vabbè, perché mi dà del lei? Luis. Ma io do tutti del lei. Luis. Oh. Ci va mezza birra? Luis. Madonna. Così non ho capito. Ho detto, ci stiamo smentando, mezza birra. Niente, si è addormentato. Ah, la ringrazio. Prego. Buonasera. Questo è per gli occhiali. La ringrazio. Un goccettino di vodka? Benissimo. Ma volentieri. Tre shot. Fatto. Devo far vedere le fatture. Benissimo. Quasi. Tu sei nervoso, ingegnere. Zitto, va. Luis, facci la birra a Sonny. Un minuto per la Deagle? Discriminatore. Hai visto? Io vado a corpo libero. Oh, però voglio aiutare l'armeria. K! Servirebbe... K! Io l'ho aiutata a modo mio. L'amico Danilo vuole... Vuole questo? No, questo aspetta, no, questo gli avevo già sparato loro. Questo vuole. No. Mandalo a cagare pure tu. No, chi lo vuole? Se tu guardi, era per te, quindi il basso montagna che mi hanno chiesto. Ce n'è uno nero, te ne abbiamo portato uno nero in caso. Dove? Devi andare al negozio. Ah. Questo. E gli occhialetti invece sportivi, questo, tipo come questi? Quale? Sì. Da questo non si vuole. Arrivano tra stasera e domani perché non ce li abbiamo i magliettini. Vabbè, me lo fai, solo provare, me lo fai indossare. È troppo bello questo, troppo. Guarda, guarda quando me lo fa apposta, Sì, provalo. Senza un considera che comunque qua dentro non lo potresti neanche tenere in teoria. No, lo so, ma non per dentro. Vabbè, ma prima sono passati inventi di loro con le maschere e non eravate voi.
Vabbè, a parte... Comunque lei col teschio è impossibile, ce l'abbiamo solo. Col teschio noi. Siamo solo noi, per forza noi eravamo. No, non allora, torno di adesso. Aspetta, torno di fammi tenere un altro po'. No, ah, torno di adesso. Cosa fai una stecca? Ancora? No. Troppo di imparare a fare stecca. Comunque Danilo, tra domani e postdomani penso che facciamo l'addestramento. Ma ha detto sì, già giovedì. Sì, imparare a fare la stecca. Ok, a posto. Ah, vuole imparare a fare la stecca. Ma quando va? Devo fare già un tipo qua. Addestramento militare. Cioè, come li facevamo all'inizio? Facciamo un bel addestramento. Ma io essendo che non ho nessun arma. Avvocato. Abbiamo una protezione. Ah, ok, a posto. E con un punteggio ma con un punteggio massimo. L'arma viene regalata a metà con soldi? Sì. Troppe cose. Posso dare un pugno, per favore? Posso dare un pugno? Ma Luis, ma perché? Spara di una gamba pure. Spara di una gamba. Ma io non ho soldi. Scusa. Pochi. Infatti, vedi. Pochi. Facciamo lo sfondo. Io quello dico. 1.500. Danilo, dillo a 1.500 se ti puoi sparare una gamba. Vai, comunque è simpatico sto ragazzo. 2.500. Ok, 2.500 se gli spara una gamba. Aspetta, però fammi togliere i pantaloni. Se no mi si sporca. Ma veramente, ragazzi, quando con la bella, veramente. Dai, spara, 2.500 se gli rompi la gamba. Posso dire una volta che mi hanno contattato perché l'hanno visto ma... discorso. Però dobbiamo fare... dottor... Sì. Archite, però dobbiamo fare anche la... Allora, dobbiamo chiamare pure l'avvocato per fare... Come si chiama? La carta. Sì, ma architetto però queste cose. Archite i primi soldi. Ma in pieno centro, davanti a tutti. Archite i primi soldi però. Devi proprio farle. Archite 3-5. Per favore. Quella gente comincia a spararsi a vicenda per i soldi e non capiscimi. È un po' un fail, molto fail. Uno si fa sparare una gamba. È vecchio. È come si dice l'assicurazione? No. Niente, te li devi guadagnare in un altro modo. No, ma scusa, vai a faticava. Te le prendi. Fai incarichi, ci sono gli incarichi per le cose, vai a fare con gli incarichi lì, ti guadagni soldi extra, ha già, mi ha detto anche la doc che ti paga anche lo stipendio a te. Ma è 250 giorni. È figo per stare in città. La discoteca ti vuole. Quanto ti costa una pistola in armeria? Hamburghese secondo ok, dimmi quella che costa di meno e quella che costa di più. Questa è più, mi sembra 2000. Aspetta, devo prendere l'inventario un attimino. No, vabbè, se devi prendere tutto il coso lascia stare. Giusto un secondo. Allora, accessorio, tattico, caricatori, armi da mischia, pistola. Quella che costa meno è 300 LR. Quella cosa è più è 2000. A revolver e la longhorn a Digoli. Revolver costa 2000, la più piccina di G70 è 300. Però ti compri una una monolock 600 che è una bella arma. La monolock è bella, può attaccarci la torcia, può attaccarci il mirino, può attaccarci il cos'è? C'è la 75 la pistola che qual era? È militare, diciamo. Come la Molotov. Poi c'è la Colt. Questa qui. E quanto costa la Colt? 400. Se c'è l'istimo davanti anche a te. Perché c'è scritto P1, capito? Tu mi dici la Colt. Vado per esclusione. La Colt è la 1911, costa 700. Ma poi cosa c'è? Fare il locandiere. Cosa? Se stai sempre qui dentro a fare il locandiere, per ti serve una pistola? È perché quando devo fare addestramento, se vuoi andare fuori a fare un po' di addestramento. Ma ti ho detto che per l'addestramento le armi le portiamo noi durante l'addestramento. È però per dopo, quando vado con fuori, insieme agli altri, e dobbiamo, che ne so, sparare ai lupi, se volete qua. Io un'arma la devo tenere. Adesso Veronica mi ammazzerà con lo sguardo, ma guarda che se stai attento fuori. Non hai bisogno di qualche pistola. Lo so. Puoi però... trovarlo qualche fucile. Non troverai il fucile migliore del mondo, ma qualche fucile lo trovi, perché anche loro, tutte le armi che hanno fino ad oggi, le avevano trovate loro, non gliele ha date nessuno in regalo. Se le sono comprate con il lavoro. Pure io le volevo comprare, però nel senso che se prendevo, che ne so, un punteggio massimo, uno sconto su quell'arma, che ne so, se vuoi del genere.
Facciamo una cosa, ti faccio lo sconto io, vieni, poi ti compri un bel Pison con 64 colpi e silenziatore, ci fai autodifesa. Vabbè, minchia che autodifesa, 64 colpi di autodifesa. Sì, se ti vengono 3-4 zombie addosso. Ora io però devo preoccupare del tuo io ti devo dire solo una cosa. Che ha detto lui? Sì. E ti devo rompere una gamba e te la rompo lo stesso. Con altri, anche se tu hai il negozio, dammi comunque se hai lavorato fino adesso con noi, da oggi o comunque nei prossimi giorni ci verrà dato un fondo polizia e vi pagheremo gli stipendi settimanali a seconda dei giorni che ci siete. Ogni giorno vale un tot, se fai tutti i 7 giorni prendi tutto lo stipendio. E faremo tipo proprio il classico, cioè tu quando entri segni tipo il foglio presenza che tu ci sei con uno di noi, che c'è magari uno di noi, sappiamo che Veronica è in città oggi, perfetto, ha lavorato con noi, perfetto, oggi prende la sua paga. Così anche quando magari non lavori il negozio, comunque se ti fai l'oretta o due con noi, tuo stipendio te lo prendi sempre. Sì, ma io mi sembra che... giusto, perché se con noi da tanto e non ti abbiamo mai dato niente, quindi non è giusto nei tuoi confronti. Poi adesso col negozio che è aperto sicuramente avrai magari anche meno tempo per stare alla guardia, però magari con lo stipendio io... riesci a tutto. Credo che ora dopo i primi giorni non ci sarà più questa affluenza così, e io sì, sarò molto libera, perfetto, perché se ne occupami di più. Ora io ho dato la mano oggi perché era in confusione, c'era la fila. Dottore? Che è successo? Che voleva quello? Niente, c'è Cedric? Ah, carne. No, dico che... quando... la stiamo uscendo? Sì, devo cucinarla. Ma dico... solo affumicata, chiaramente. No, dico, come mai... cioè, quando... sembra 5, giusto? Abbiamo i ragazzi urgentemente sugli scalini che ci aspettano da mezz'ora. Cioè, l'ha comprato sempre 5, giusto, da lui? Certo, sì. Ah, ma lui che voleva? Non ho capito. Perché voleva parlare? Per la carne. Per la carne, perché mi portava a casa a fare il conteggio. Ah sì, qua c'era casino. Ho capito. Allora, tanto vado a depositare quella che ho già fatto. Dottoressa, non mi dimenticate gli stivali che stanno fuori. Sì. Se non li usa, me li prendo io, Se vuole... puoi prendere, sì. Vabbè. Mica fanno storie, no? Se ti dicono qualcosa, digli che te li ho resi io. Ok. Che le mie scarpe si erano rotte e mi aveva dato queste. Capisco, effettivamente non so per dove metterle. Allora, mi si recupera un po' di spazio. Allora. Quelle cotte. Uno. Dottoressa, ma siamo pure dei caricatori. Sì, quelli li devo buttare via. Me li posso prendere io? Sarebbe consigliabile di no, se te li beccano sono una merda. Perché? Se mi prendo la colta. No, ho detto che la posso comprare anche all'armeria. Vabbè, ma sono i miei, dammi le mie, va là. Ah beh. Dove sono? Se ce l'ho io qua. Buttali per terra. Hai detto che li potevo prendere. Come si chiama? La Colt? Quella la... sì. Si può comprare? All'armeria. E ti si può comprare? Sì, però... vabbè, li mette lì, poi se... Allora... 1, 2... Questa la posso buttare per terra, vaffanculo. Dottore, ma tutti questi soldi, ma perché non li trasforma nella banca? Li devo... sì, infatti li devo depositare, solo che questi giorni non ho mai avuto tempo. Ma come si fa per farli depositare da... devo parlare con l'architetto. Ok. E là? Bonsoir, di nuovo qua? Ah, già. Oh, mamma mia, non ce la faccio più. Così almeno c'ho la mosa pronta. Chi sono quelli là a destra? Destra? Devo sbarazzarmi di tutto. Teresa, ha bisogno di me? Sì, ho bisogno di lei. Come fa a saperlo? Come fa a saperlo? Sì, ho bisogno di lei.
Arrivo. Ma come fai a saperlo? Sono dietro. Intuito. Oh, che sì. Salve. Dottoressa, ma quanti pezzi ha messo nel forno? 4. Se non ci sta più nessuno. Li vedo io, si vede che non li vedi tu. Ho bisogno. Sicuro? Perché ho visto uno che è preso e è scappato fuori. Tutti questi contanti in li prendi, me li trasformi. Chi va là? Quanto cazzo. Ci penso lo io se vuoi. Archide, faccio subito. Aspetta, dove sta? Aspetta. Sono 100, 200, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 33, 83. Sei ricca, dottoressa. Ci penso io? Hai visto? Ecco, guarda, già che mi frega le cose. Ci stavano? O tre? Niente, ma il fregato del pacchetto dei patatini, aspetta che non lo ci stava, no? Con lo zaino. Aspetta un attimo, te lo butto per terra, rimettilo dentro. Ah, ok, okay. Mi raccomando, non vi rubate il cibo. No, infatti mi sono allontanato, che ho già visto che lo zaino ha fatto fa brutti scherzi qui per evitare. C'è un piccolo zanuto in terra. Oh. Architetto, ci pensa lei ai contanti? O faccio io? Architetto, ce la fai a rimetterlo sopra? Sono... li ho contati, 683. Mi sembra 800, avevi detto. 883, sì, ha ragione, dottoressa, mi scusi. E volevamo fregare, ecco. No, l'incano non della voglio fregare nessuno, però... però, purtroppo... La stanchezza è uguale per tutti. 200. 300 e là sono dietro. Sto facendo spoletto, consigliando. No, boh, mandagli le due, dai. Sì, ci vuole 5 minuti per darmeli. Ci penso io. Sì, ma le presi tu? Vuoi sì, te ne buttameli per terra. Se volete una piccola donazione me li prendo io. Ricevuto. Vai. Buonanotte. Porco dietro. Buonanotte. Alan. Ti ricordi il lucchetto? Sì. 883 abbiamo detto. Ok, questi li picchiamo. Ma ne vado a prendere l'auto che già ce l'ho venduta. Boom. Ma ne vado a prendere l'auto e ci vado una po'. Tanto è lì vicino. Sì, mi messo a vendere pure l'auto, eh? Sì, per ragazzi, allontanatevi da qui che ci sono i soldi. Io ce l'ho, mica me la posso tenere. Sì, per sia, qualcosa mi regala a me. Dottoressa, non mi paga bene. Non posso. Ah, non lo paga bene, mo' ci parliamo. No, no, sto scherzando. Mi ha pagato 250 euro. Dottoressa, mi prende un pochettino di carta? O le serve? No, prego. No, che devo. La ringrazio. Non chiudere quel lucchetto, eh? Ok. Vabbè, la tengo in mano, dottore, quindi se qualcosa. Ci sta il falò? Bene, buttiamoli dentro. Sì. Vai. Posso buttare? Sì, butta tutto. Ora un poco da campo. Te li aggiungo subito. Okay. No, nel frattempo io cucino la carne. No, cuciniamo l'utile dilettevole. Sì. A posto di sparare la gente, voglio schiaccio per la macchina. Buonanotte, ciao. Buonanotte. Dov'è cosa? Sta qui. Dov'è Garzia? È qui. Uè. Ho altri 100 qua. Di chi sono sti altri 100? Mie. Ok, quindi sono 983. 983. No, i soliti 100 sono di... 980. I miei? No, boh, dai. 983. Dagli 1000. Vabbè, dai 1000. A chi do 1000? La dottoressa? A me. Fai conto, no, a me, aspetta. A me. 100 a lui. 100 a me. Alla dottoressa. Mia dottoressa c'è lei. Quelle... penso io. Dove penso io. Tutto. E dopo ne restano 1000. Ah.
Carne rossa, Coca-Cola? La dottoressa al segreto stasera? Quindi oggi al posto di 2,50 ti prendi 3,50. Ci sta. E via. Le sono arrivati il doc? No? Mi dica, mi faccia conferma. Mi faccia conferma perché sai che l'app della banca è... Dottoressa, sì, fa direttamente... Birichina. Dottoressa, fa direttamente atti 3,50 perché anche la giornata di oggi. Arrivati. Capito, 3. Arrivati, me lo 350. Conferma. Per... lei mi ha detto 2... No, lei mi ha detto 2,50 della giornata dell'altro giorno. E quello di oggi? Io oggi ti do 3,50 perché quei 100 sono i tuoi, sì, no? Sì. Sì. Faccio direttamente, già adesso, dopo chiaro, se stai rilavorando adesso non è che te li ripago un'altra volta. No, è normale. Ah, vabbè, ok. Vabbè, se qualcuno mi chiede la carne non è che lo faccio morire di fame. Mi prendo il 10% in più. Se non è un problema per lei, sfrutto quel fuocherello e mi cucino due bistecche che oggi hanno ripulito. Ripulito. Mi dai il tempo di cucinarla a me? Sto finendo. Mount 3,50. Ok, devo aver ritirato. Non me le fa mettere. Lo so, un secondo. Dottoressa, già ce l'aveva di soldi in mano. Vabbè. Mi stanno anche chiamando ovunque, mi cercano tutti, Cristo Dio. Che fatica. Ma lei affumica, Doc? Sì, affumico tutto. La gente la vuole, la vogliono. Okay. Io cucino Doc, che faccio prima. Come fatturate la settimana prossima tasse? Tassi. Vabbè, tutti facciamo la regione sociale a Dubai. Mi mancano quei pezzi. Tua Garcia. Anzi, no, aspetta. Meglio qua. Cosa? Perché giustamente. Niente. Tieniti, questi tienitele per te che ti fanno comodo se esci. Garcia, tanto è pieno. Oddio, pieno. Oddio. È crudo. Ha detto che dottoressa, ma è cruda. Devi cucinare. Ok. Tieni. La ringrazio. Dottoressa, ecco. Io sai che quando non c'è lei, purtroppo sono io l'incaricato di sfamare le persone. Vabbè, se non ci sono nemmeno io. È di mio compito. Sì, assolutamente, perché io li porto alla taverna. Ok, se c'è qualcuno però... bene, se non c'è nessuno, sfami tu. Sì. Vabbè, ma non è che va il pagamento, sembra la dottoressa. Ci credo. Io non vi voglio rubare nulla, ragazzi, non è di mio interesse, però non me li posso manco far morire qua in città. No, ma va benissimo. Assolutamente. Dottore, ma i slot sono tutti quanti occupati alla affumicatura? Perché io non... perché non lo vedo, non li vedo. Vedo solo tre e l'ultimo. Vedo tre slot vuoti e invece ce ne sta uno in fondo. Beh, la ringrazio per il falò, dottoressa. È stata veramente gentile. Grazie a lei. Grazie, Garcia. L'apro la porta. Danilo, giusto? Sì, Danilo. Giusto, signor Garcia. Okay, buona serata. Buona serata. Grazie anche a lei. Bye bye. Un bacione, signor Garcia. Oh, l'ho schioppettato. È uscito Pam. Questa è Lupara. La Lupara. È del nonno Quindo. La Lupara del nonno Quindo. Dottore, è pronta la carne? Prendila per te. No, dico la affumicata. No, non la vedo più. L'ho già presa. E ancora no. Presa. Dottore, è finita la carne da cucinare? Ho già fatto tutto. Abbiamo finito? Quindi possiamo chiudere adesso? Sì, non so. Okay. Sì, esattamente. Sì. Non è che l'ha chiuso dentro. Perché sento un rumore? Di qualcosa che frigge? Il fuoco. Sembrava proprio una frittura. Carne. Vai, chiudi. No, è la carne, l'ho presa. Devo un attimo andare via, K mi sta aspettando per proroghe importanti, mi ha detto, e ci mettiamo dopo, non ho capito. Non vai a dormire. In che senso? C'ho questioni
c'ho questioni importanti da dover fare. Ma niente di troppo, niente di troppo importante o drastico, no? Non lo so. Ah, ancora non lo so. E io vado vado a fare un giro perché sono stato tutto il tempo qua. Ok, va bene. Vado a vedere che se ci sta qualcuno. Serata libera. Va bene. Adesso. Uè. Entrando. Architetto. Poi. Poi. Ci penso io. Ci penso io. La dottoressa è pregata di recarsi a questo luogo, nonché il palazzo alla fine della strada. Lo so. Il palazzo. Sarà Gasio. Ho sbagliato casa. Ah sì, è questo. Ragazzi,
grazie per avermi seguito e niente, ci vediamo domani. Un bacione a tutti, ciao, buona serata.